Quindi meraviglia. Scusate, ma sono un po' malaticcia. C'ho un po' de mar de gola che sorratemi. Praticamente io ho ritrovato questo. Era il mio vecchio computer. E che praticamente quando lo accendi fa questo suono. Celestiale. E praticamente io mi ricordo che alle medie avevo scritto tipo un romanzo. Cioè era molto corto, cioè romanzo per modo di dire. Ed era una storia veramente intrigante. E voglio vedere se riesco a ritrovarlo per leggervelo, perché secondo me faceva ridere. Cioè io me lo ricordavo che facesse ridere. Mo non lo rileggo proprio da anni. Allora c'è Windows XP. Come vedete manca il tasto invio qua, non so. L'avranno inviato a qualcuno. Non mi ricordo se sia scrivania. Sì, è questo. Ok raga, l'ho ritrovato. Rileggiamo questa storia avvincente e emozionante che scrisse la me delle medie, e quindi niente, ho un po' paura. Sono felicissima perché mi è successa una cosa incredibile di cui ora vi parlerò. Alcuni giorni fa sono andata come tutti i giorni a prendere il tè delle 5 al solito baretto sotto casa. Appena vedo il cameriere passare gli ordino subito un tè e lui me l'ha portato subito. Stavo per sorseggiare il mio tè quando fra le labbra sento qualcosa di duro e metalloso. Subito sputo per terra e mi accorgo che quella cosa dura e metallosa non era altro che un penny svizzero. Cercando su internet ho scoperto che quel penny svizzero valeva 100.000 euro perché ne hanno fabbricato solo uno in tutto il mondo e io l'avevo trovato in uno stupido tè. Più tardi vado all'ufficio postale per farmi dare i soldi in cambio del penny svizzero, ma poi il mio gommista di fiducia Mario, che anche lui si trovava alle poste, mi ha suggerito di far fondere il penny svizzero e farci una scrivania. Io ho pensato che era un'idea geniale, non sapevo proprio perché non mi era venuta in mente. Subito dopo sono corsa da un orafo e adesso in camera mia c'è una splendida scrivania in oro massiccio. Non proprio oro, ma massiccio. Subito dopo ero uscita di casa a comprare il lucidante per la scrivania e dopo circa 2 minuti ero arrivata al supermarket. Sotto casa è il supermarket. Ero così felice che raccontavo della mia scrivania a tutta la gente che incontravo. Ad un certo punto mi sono accorta di aver raccontato la notizia a Pancrazio, il pettegolo della città, chiamato così per il suo ingombrante pancreas. Pancrazio stava rosicando e mi invidiava per la mia scrivania. Allora mi viene vicino e mi consiglia di comprare una marca di lucidante chiamato Manzio. Subito io accetto senza esitare perché quel lucidante costava pure di meno. Tornando a casa ho preso un nuovo lucidante e una spugnetta e mi sono messa a strofinare sulla scrivania, ma non credevo ai miei occhi. La scrivania invece di pulirsi si sporcava con uno strano liquido verdastro. Pancrazio mi aveva tradito, invece di darmi un lucido mi ha dato della vernice solo perché stava rosicando. Che traditore, gli tirerei un deltaplano nell'occhio. Perché? All'inizio non facevo altro che piangere per la scrivania rovinata, quindi avevo deciso di dormirci su per dimenticare. Il giorno dopo, appena sveglio, ho avuto una splendida sorpresa. La scrivania aveva assorbito il colore e quindi era diventata color verde carminio. Io ero basita, non potevo credere ai miei occhi. Ora la mia scrivania era la più bella del mondo, ma a rovinare quel bel momento era il campanello della porta. Io ero andata ad aprire, ma non era una persona molto gradita. Alla porta c'era la appiccicosa e assillante vicina di casa Petunia, che era venuta a chiedermi del sale. All'improvviso Petunia corre in camera mia a guardare la scrivania. Nuuu! Urlai! Ma era troppo tardi, ormai aveva visto tutto e quindi si era messa a fare domande su domande senza mai finire. Dopo circa 2 ore la casa finalmente era libera. Ma purtroppo ho dovuto rivelare tutti i miei segreti della scrivania a Petunia. Ma quali segreti? Ormai erano le 8 di sera e dovevo preparare la cena. Ma quando avevo aperto il frigorifero non fu un bel vedere. I cibi erano rancidi e puzzolenti. C'era qualcosa di verde e qualcosa di marrone, ma credo che niente era commestibile. Quindi presi il telefono e ordinai una bella pizza margherita con tanta mozzarella filante. Dopo pochi minuti il campanello suonò, se magari. Ma purtroppo. Ah no! Ma purtroppo non era il ragazzo delle consegne, ma bensì era Pancrazio. Cosa ci fa Pancrazio? Stavo per sbattergli la porta in faccia quando lui mi chiese come aveva lucidato il lucido che mi aveva consigliato. Alzando gli occhi disse che andava tutto molto bene, ma lui aggiunse che non sarebbe stato per molto e con queste parole scese le scale e se ne andò. Cosa nasconde Pancrazio? Io rimasi 2 o 3 minuti sulla soglia della porta a pensare cosa intendesse Pancrazio con le sue parole, ma subito venne interrotta dal ragazzo delle consegne che portava la pizza. Dopo un'ora ormai avevo finito la pizza, beh, ora è un'ora, ma non riuscivo ancora a togliermi dalla testa ciò che aveva detto Pancrazio. E se Petunia gli aveva detto tutti i segreti della scrivania che le avevo detto io? C'è solo un modo per saperlo: bussare alla porta accanto. No, dai. Incrociando le dita dei piedi, spinsi il pulsante del campanello. E dopo pochi secondi mi sentii travolta da abbracci, bacetti e da quella voce assillante che fa venire il mal di testa. Appena entrate,
rimasi ferma per qualche secondo a guardare la strana casa della vicina. Un telefono a forma di labbra, il coprivater a forma di rana, delle lampade a forma di semafori. E poi si sentiva uno stucchevole profumo di vaniglia, zucchero a velo e pan di Spagna. Molto basita mi sedetti su una poltrona sacco a forma di maialino e subito passai al sodo, chiedendogli se era stata lei a dire a Pancrazio della mia scrivania. Lei subito negò. E infatti secondo me Petunia può essere pazza, stravagante, eccentrica, ma è leale. E non è stupida, è una persona leale. Pensierosa tornai a casa mia. Chi poteva essere stato così cattivo da dare informazioni della scrivania a Pancrazio? D'altronde io ho detto le cose solo a Petunia. Ormai erano le 11 e decisi di andare a letto perché domani avevo voglia di andare al centro commerciale. Durante la notte però mi sentivo grattare da tutte le parti. Allora accesi le luci e vidi che il mio letto era invaso dalle termiti. Quindi presi la coperta, il cuscino e mi misi a dormire sopra la mia scrivania. Dormire lì sopra è come dormire su una nuvola, è comodissima. Ma come, sei di metallo? E da quella notte decisi che sarebbe stato il mio nuovo letto. La mattina dopo, alle 10 di mattina, sono uscita di casa per andare al centro commerciale e una volta arrivata mi diressi verso il negozio di detersivi per comprare del vero lucidante per scrivania, è giusto, no? Quando finalmente trovai il corridoio dove c'era il mio lucidante, ci rimasi per circa un'ora e ammazza, che ho fatto? C'erano lucidanti a secco, lucidanti a vapore, lucidanti modellabili. Non sapevo proprio quale scegliere. Alla fine mi convinsi e ne presi uno con spugnetta incorporata e mi diressi verso le casse. Appena uscita erano le 2 di pomeriggio e io non avevo ancora pranzato, quindi con molta fretta andai verso la mia automobile, ma sbadatamente mi scontrai con un ragazzo e il mio lucido rotolò fuori dalla busta. Gentilmente il ragazzo mi raccolse il lucido e mi chiese se era per una scrivania fatta con un penny. Io ovviamente risposi di sì e lui aggiunse che anche lui ha una scrivania così, solo che il suo penny non era svizzero ma bensì irlandese. Cioè lui aveva fuso un penny irlandese e ci aveva fatto una scrivania. Incredibile. Non ci potevo credere. Finalmente avevo trovato qualcuno che ha i miei stessi interessi e quindi invito il ragazzo a prendere un caffè insieme. Arrivati al bar, dopo aver ordinato 2 caffè, ci siamo messi a parlare delle nostre scrivanie e Manfredi, il nome del ragazzo, mi ha detto che anche a lui il pettegolo della città, cioè Pancrazio, gli ha dato un falso lucidante. Ma basta, perché Pancrazio fa ste cose? E quindi la sua scrivania ora è gialla vermiglione. Dopo circa 30 minuti era ora di andare. Io e Manfredi ci siamo scambiati i numeri di cellulare. E ci siamo salutati con grande gioia. Poco dopo ero tornata a casa stanchissima. Ma cosa ho fatto? Andare al centro commerciale? Ho solo comprato un lucido e ho preso un caffè. E mi sono messa subito a lucidare la scrivania per rendere quel verde carminio ancora più luccicante. Dopo cena sono andata subito a dormire, ovviamente sopra la scrivania. Ma alle 2:30 il vetro della finestra si spaccò. Io mi svegliai di colpo e a terra vicino ai pezzi di vetro c'era un sasso con sopra legato un biglietto con su scritto che questo era solo l'inizio. Subito pensai che era di questo di cui Pancrazio parlava. Quindi mi avrebbe tirato sassi tutte le notti? Oppure avrebbe fatto di peggio? Nel resto della notte non avevo chiuso occhio per paura che mi sarebbe successo qualcosa. Ma per fortuna sono viva. Secondo me Pancrazio mi sta ricattando per avere la scrivania, questo è sicurissimo. La mattina alle 7 feci colazione molto assonnata e poi uscii di casa per andare a fare la spesa perché avevo chiamato Manfredi e gli avevo chiesto se voleva venire a pranzo da me. E aveva accettato molto volentieri. Giunta al supermarket comprai tante varietà di cose, dalla carne al pesce, dal dolce al salato, affinché quel pranzo sarebbe stato indimenticabile. Tornai a casa e mi misi subito a cucinare ed apparecchiare la tavola, che era la scrivania ovviamente. Da letto, scrivania e anche tavolo. Erano ormai le 13, quindi Manfredi sarebbe arrivato a momenti. Io aggiustai delle piccole cose all'ultimo momento, come mettere dritto un vaso di fiori o raddrizzare un quadro. Perfezionare il trucco. Accesi lo stereo con della musica soft e messi dei piccoli snack salati in tavola. Accesi perfino la candela artigianale pagata 15 euro che avevo messo da parte per le occasioni speciali e mi misi vicino alla porta aspettando che il campanello suonasse. Finalmente quell'atteso din don si era fatto sentire e io aprii la porta molto lentamente ed una rosa mi arrivò vicino alla faccia e subito dopo si vide il viso di Manfredi. Subito ci siamo messi a mangiare e ci siamo raccontati a vicenda le nostre avventure con la scrivania. Parlammo per tutto il tempo e Manfredi propose di andare in giro per il mondo almeno una volta al mese per trovare altri penny di ogni nazionalità e fabbricarci ogni tipo di mobilia. Come, perché? Che invenzione è? E poi più che altro come? Vabbè. Io subito pensai che era un'idea a dir poco geniale e avevamo deciso che una volta al mese avremmo fatto un viaggio all'estero. Wow, grandi, si conoscono da 2 ore. Alle 3 Manfredi era andato via, allora io si ho chiusi gli occhi per riposarmi un po', ma all'improvviso si sente Poker Face a tutto volume che mi ha fatto cadere dalla poltrona per lo spavento. Poker Face è la canzone di Lady Gaga, precisiamo. Il frastuono non finiva e tutta la casa tremava
chiamava facendo cadere gli oggetti dalle mensole. Allora io, molto arrabbiata, decisi di andare a vedere da dove veniva il rumore. Scesi le scale e mi accorsi che il rumore proveniva dalla casa della nuova arrivata nel palazzo, che non avevo ancora conosciuto. Allora io bussai molto forte, la musica si stoppò, la porta si aprì, non potevo crederci. Stavo per mettermi a urlare, ma la nuova arrivata nel palazzo era Lady Gaga! Io rimasi ferma per alcuni secondi con la bocca aperta mentre lei mi guardava storto. Mi invitò a prendere un caffè a casa sua, io ovviamente accettai senza esitare. La sua casa era stupenda! Il pavimento e le pareti erano fatti di specchi, tutti gli oggetti erano di valore ricoperti di diamanti. Una cosa mi colpì, uno strano comodino di metallo, lo lei. E per togliermi questa curiosità domandai a Lady Gaga che cos'era. Lei rispose che era un comodino fatto con un penny americano, solo che il pettegolo della città le aveva consigliato un lucidante che in realtà era una vernice e quindi il comodino era diventato fucsia oltremare. Io subito le dissi che anch'io avevo una scrivania fatta con un penny e da quel giorno io e Lady Gaga eravamo diventate molto amiche. Che bello, che bello. Ci raccontavamo tutto, per esempio io le disse di Manfredi e lei mi disse che ha avuto una storia d'amore con Bill Kaulitz. Perché? Alle 4:30 di pomeriggio io e Lady Gaga andiamo a fare shopping. Andammo a fare shopping al centro commerciale, comprai tantissimi vestiti che mi consigliò la mia amica. Alle 9 di sera finalmente tornai a casa stanchissima e mi misi subito a dormire, anche senza aver cenato. Vabbè sì. Ma verso la mezzanotte sentii dei rumori, ma senza farci caso tornai a ronfare. Ma cosa? La mattina dopo vidi che la mia televisione al plasma era scomparsa. Pancrazio mi stava ancora importunando perché voleva la scrivania, ma non l'avrà a costo della mia stessa vita. Alle 8 squillò il telefono. Era Manfredi che voleva dirmi che nell'ultima notte era stato derubato. Subito dopo suonò il campanello della porta. Era Lady Gaga che voleva dirmi che anche lei era stata derubata, proprio come me e Manfredi. Noi tre ci raggruppammo in casa mia per parlare un po' di quello che era successo ed è saltato fuori che ognuno di noi aveva un nemico. Siamo rimasti in silenzio a pensare per circa 2 minuti e poi io proposi di fare un giro in città per trovare chi ci aveva derubato e così abbiamo fatto. Appena usciti ci guardammo intorno e ci accorgemmo che un uomo con un passamontagna sulla faccia ci stava seguendo, quindi abbiamo cercato di seminarlo, ma lui stava sempre dietro di noi a distanza di qualche metro. Quell'uomo ci seguì fino a quando passammo davanti alla centrale di polizia, perché dopo scappò via come spaventato. Paura dei guardie! Il giorno dopo io e Manfredi decidemmo di partire in cerca di Penny e subito Lady Gaga volle venire con noi. Quindi abbiamo fatto le valigie e abbiamo preso il primo volo per il Giappone. Dopo 20 ore di aereo siamo arrivati, abbiamo perlustrato tutto il Giappone in lungo e largo, ma senza trovare alcun Penny. Delusi dopo 3 lunghe settimane di ricerca, abbiamo preso un volo che portava a Roma, che è dove abitiamo, e una volta arrivati siamo diretti ognuno a casa propria. È il gioco dell'uva. Appena entrati a casa ero felice di essere tornata, ma un momento, mancava la scrivania. Subito uscii di casa per andare da Lady Gaga, ma qualcosa mi afferrò al braccio. Era la mano di quella egocentrica di Petunia, che voleva chiedermi perché stavo andando così di fretta. Io non potevo dirle che mi avevano rubato la scrivania, quindi le dissi che correvo perché dovevo andare in bagno. Petunia si beve la scusa, ma poi quando avevo ormai fatto 6 scalini lei aggiunse che aveva visto la mia automobile tutta rotta. Io ormai ero davanti a casa di Lady Gaga, la porta era accostata, quindi entrai e vidi che stava piangendo perché anche lei aveva subito un furto al mobile fatto con il penny come me. No! Subito mi squillò il cellulare, era Manfredi, no non mi dire che pure lui, che diceva che anche lui era stato derubato e tutti e tre eravamo disperati. E beh, vorrei vedere. Ed io mi ricordai di cosa aveva detto Petunia, che la mia macchina era rotta, quindi feci una corsa nel parcheggio e vidi la mia automobile conciata orribilmente. I vetri dei finestrini erano tutti rotti, gli specchietti non c'erano più, le gomme erano tutte tagliate ed inoltre la vernice era tutta graffiata. Subito chiamai il carro attrezzi per portare la macchina ad aggiustare dal gommista Mario. Giunti all'officina di Mario mi sedetti ad aspettare di sapere se la macchina si poteva aggiustare, ma subito mi alzai per andare in bagno. Giunta in bagno c'erano 3 porte, una con su scritto uomini, una con su scritto donne ed una con su scritto top secret. Chissà dove entra. Io sono entrata in quella con scritto donne, ma poi quando sono uscita non ho saputo resistere, sono entrata in quella con su scritto top secret. Beh, chi non l'avrebbe fatto? Appena entrata ho spalancato gli occhi perché non credevo a cosa vedevo. Una scrivania verde carminio, una gialla vermiglione ed un comodino fucsia oltremare. Erano proprio i mobili che aveva rubato a noi. Questo vuol dire che il colpevole di tutto non è Pancrazio, ma bensì il mio gommista di fiducia.
Mario, il gommista Mario. Subito vado a dire quello che ho scoperto a Manfredi e Lady Gaga. E tutti e tre siamo andati da Pancrazio a porgergli le nostre scuse per averlo pregiudicato. Pancrazio ha detto che lui voleva solo spaventarci, ma alla fine non ha fatto niente. Subito dopo abbiamo chiamato la polizia, che ha fatto arrestare il gommista Mario per furto. Ci siamo ripresi i nostri mobili e siamo partiti in giro per il mondo in cerca di nuovi penny e di nuove avventure. Così termina il mio romanzo. Io penso che sia una storia commovente, ricca di pathos. No, veramente, mi rendo conto che è una storia un po' del cazzo, però boh, mi fa ridere. Poi perché c'è Lady Gaga? Cos'è questo plot twist? Alle medie ero pazza, come credo abbiate capito da questo racconto. Fatemi sapere se questa storia vi è piaciuta. Spero che apprezziate il mio computerino carino. Spero che questo video vi sia piaciuto. E ciao!